Rassegna stampa di oggi, 5 marzo 2018, questa è la seconda edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta OGTV. Elezione 2018, Renzi dice lascio la guida del PD, ma l'addio dopo l'insediamento del governo, noi resteremo all'opposizione. Per la terza volta in un anno e mezzo è costretta a sventolare le dimissioni, ma come nelle altre occasioni, prima di andarsene avvelena i pozzi. Fissa condizioni, pretende di dare le carte, si vendica. Matteo Renzi, insomma, lascia la guida del PD, ma dice solo dopo l'insediamento del Parlamento e dopo la formazione del governo. Risultati elezioni 2018, seggi nelle proiezioni di YouTrend, il centrodestra avrebbe 267 seggi, 124 alla Lega, il Movimento 5 Stelle a 228. Trionfo del Movimento 5 Stelle con percentuali altissime soprattutto al sud, sconfitta del PD, Renzi quindi si dimette, dominio assoluto della Lega in Lombardia e Veneto, la situazione al momento appare paralizzata, al centrodestra mancano circa 50 deputati, al Movimento 5 Stelle quasi 90, un punto di partenza potrebbe essere la maggioranza che eleggerà i presidenti delle Camere. Risultati del 2018, quindi successi e flop nei testa a testa, fuori Minniti e Fedeli, Di Maio al 63%, vincono Gentiloni e Boschi, fuori mezzo governo, compreso Franceschini nella sua Ferrara, dentro Padoan e Lotti, c'è Emma Bonino, debacle dei leader di Leu, Grasso si salva con il paracadute proporzionale e della società civile scelta da Renzi, insomma, espulsi i pentastellati, vincono Cecconi, Caiati e Vitiello. In Parlamento Piera Aiello, la testimone di giustizia senza volta, con oltre il 50%. Battuto i 5 ministri del governo Umbra, ma Fioramonti straccia Orfini. Torna in Parlamento Luigi Cesaro. Elezioni 2018, quindi è tutta dedicata alle elezioni, questa rassegna stampa per De Luca, prima sconfitta a Salerno in Campania, KO il figlio Piero e Alfieri, il sindaco delle Fritture, l'exploit del Movimento 5 Stelle, ha consegnato al governatore regionale una debacle mai conosciuta nella sua carriera politica, il primogenito surclassato ovunque, anche in città al pari dei suoi fedelissimi. Batoste anche per Lady Mastella a Benevento e per il nipote di Demita ad Avellino. Elezioni. In Veneto la Lega cannibalizza Forza Italia. Anche in Friuli trionfo del centrodestra. Umiliati Serracchiani e Illy. Nella regione governata da Zai nemmeno uno dei seggi uninominali è stato lasciato agli avversari, siano, che siano i 5 Stelle oppure i resti di un centro-sinistra in frantumi. Pur in Friuli Venezia Giulia, il Carroccio primo partito. A Trieste Renzo Tondo con il 38,17%, lascia indietro la presidente uscente di 14 lunghezze. In Alto Adige il copione cambia poco, ma tiene la SUD, la SVP, che salva Bressa e Boschi. Cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta OGTV. Buon proseguimento con la nostra, con la programmazione.